Ciao a tutti, bentornati o benvenuti sul mio canale. Oggi mi vedete con questo sfondo un po' triste, diverso dal solito, perché sto girando in realtà nella solita postazione, ma solo per terra, perché sono un po' tirata coi tempi che oggi sto registrando non so quanti contenuti per i miei social, che tra l'altro ne approfitto ora per ricordarvi di andare a vedere giù nell'info box, perché se ancora non mi seguite su TikTok, Instagram principale, Instagram di makeup, lì troverete tutti quanti i miei link e vi ricordo inoltre che lì sono praticamente sempre attiva. Comunque, bando alle ciance, siamo qui oggi con la seconda puntata delle novità di Trendmood e come faccio di solito in questa tipologia di video mi sposterò di qua appunto da mettervi le immagini che vedo io dall'iPad. Così le potete vedere anche voi. Prima novità direttamente da Huda Beauty. Dopo il famosissimo Legit Lashes, che tra l'altro vorrei un sacco provare per chi non sapesse di che cosa sto parlando, è il suo mascara che dalle recensioni sembra super valido, se n'è uscita ora con un altro mascara, ma stavolta non si tratta del classico nero come lo scorso, bensì di un topper resistente all'acqua. La forma dello scovolino, perlomeno dalla foto, mi ricorda molto un gel top coat per le sopracciglia. Probabile che magari vada bene anche per quelle, qui lo consiglia però per le ciglia. Carino se avete il problema magari in estate che vi si scioglie un po' il mascara. Passiamo ora a una novità di Glossier. Io non ho mai provato nulla del brand, sinceramente non so neanche se è reperibile tipo su Cult Beauty, non ne ho idea, e non è neanche un brand che mi ispira tantissimo, cioè magari se doveste avere l'occasione di provarlo ben volentieri, però così da dire faccio un ordine sul sito americano rischiandomi appunto tasse, dogana, tutto quanto, sinceramente no. E sembrerebbero, dico sembrerebbero perché io in realtà questi prodotti li sto guardando per la prima volta con voi ora, e appunto sembrerebbero dei bronzer in crema. Ci sono di 4 diverse tonalità e si chiamano Solar Paint. Sì, leggendo un attimo la descrizione, sono effettivamente dei bronzer liquidi. Andiamo avanti con i So Soft Multi Face Play e i So Soft Blush, ossia degli stick di M Cosmetics. Non ho mai sentito questo brand, comunque sono semplicemente degli stick bronzer barra contour, alcuni sembrano un po' più caldi, in realtà alcuni mi sembrano anche luminosi. Sì, Kissed Glow, quindi sono luminosi, e dei blush che tra l'altro ce ne sono un paio che hanno dei colori che personalmente mi piacciono un sacco. Altro brand di cui sinceramente non avevo mai sentito parlare e mi sto riferendo ad Herbivore. L'avevate mai sentito voi? Qua pare che sia disponibile da Sephora, probabilmente americano, e ha lanciato 3 prodottini per la skincare. Un olio corpo alla rosa leggero e luminoso, una crema idratante rosa e una crema che potrebbe essere molto interessante per chi ha la pelle mista grassa come me, ossia purificante per i pori. Sto notando ora che Colourpop ha fatto una collezione stupenda, tutta a tema gelati. E se avete visto i miei vecchi video sulla Glam Light, sapete che io amo i pack che si rifanno al cibo. Comunque analizziamo un attimo il prodotto e non solo il pack. Sono 6 quad di ombretti, sembrano veramente veramente carini tutti quanti in realtà. A vedere così mi sembra che uno sia solamente di topper barra shimmer e ovviamente mi ispira un sacco, gli altri invece sono quad in cui ci sono 2 o 3 matte, dipende, e l'altro... gli altri shimmer. Colourpop è un brand low cost se si abita in America, perché alla fine qui in Italia tra dogane e tutto quanto diventa un po' una rotturina. Comunque è un brand in teoria low cost e ha una qualità veramente ottima. Passiamo ora a un nuovo prodottino di Jaclyn Hill e sto parlando di questi bellissimi nuovi gloss. Ce n'è uno più dorato, uno bianco, però penso che una volta applicato sia semplicemente trasparente per latino, e uno un po' più beigeolino, tutti super glitterati. Questi mi ispirano. Passiamo ora a un brand che, se non ricordo male, abbiamo visto anche nella scorsa puntata delle novità di Trendmood. Sto parlando di Wayne Goss Cosmetics, che se n'è uscito con questa palettina tutta super nude. Non so anche qui se si tratta di un brand reperibile in Italia, ma anche se lo fosse credo che la salterei, più che altro perché ho già varie palette nude, questa sarebbe l'ennesima, però devo dire che ha quello shimmer glitteratino che mi ispira parecchio. Novità adatta, nuova crema notte che promette di calmare le irritazioni, creare una barriera fortificante e bilanciare il microbioma. Di questo brand mi ispira tantissimo il primer, se non ricordo male il nome dovrebbe essere il Silk Touch. Ho trovato un'altra collezione che mi piace tantissimo,
tantissimo. E sto parlando di Hello Kitty per Spectrum. A me solitamente Hello Kitty non piace, ma questa collezione, raga, è qualcosa di stupendo. Spectrum, per chi non lo conoscesse, è un brand super famoso, super valido di pennelli. E appunto questa è una collezione che comprende pennelli, viso e occhi, un kabuki e delle blender. Tra l'altro, le blender a forma di fragola, io sto male, sono stupende. Il kabuki anche lui è super carino. E il portapennelli, credo che sia il portapennelli, raga, è un cartone di latte alla fragola, è stupendo. Cioè, io amo questa collezione, mi sono innamorata di questa collezione. Ovviamente anche questa a tema cibo, quindi come vi stavo dicendo prima, non posso che amarla. Bellissimi anche questi tre nuovi ombretti topper di MAC. Sono stupendi, sembrano super riflettenti, sembrano proprio quella formula che a me piace un sacco. E se dovessero arrivare anche qui in Italia, questi li andrò sicuramente ad osservare. Molto bella anche questa nuova palettina di Benefit, questo quad viso con quattro cialde di Hoola. Comprende appunto la Hoola Light, la Hoola Classica, la Hoola Caramel e la Hoola Toasted. Io personalmente utilizzo la Hoola Classica, quindi per me non avrebbe tanto senso, diciamo, prendere questo quad, visto che andrei ad utilizzare solamente una cialda. Penso che però sia ottima per i make-up artist, perché appunto in una palette ci sono tutte e quattro le cialde di Hoola, perfette per vari incarnati. Passiamo ora alla nuova cipria di Laura Mercier. Questa è la nuova Translucent Loose Setting Powder Light Catcher e c'è in tre colorazioni. Una un po' più beigeolina chiara, una un po' più rosata e una invece un po' più scuretta. Dalla foto rende moltissimo l'idea di quanto questa cipria è luminosa. Personalmente non è l'effetto che vado a ricercare di solito. Io di solito vado a cercare ciprie che rendono la pelle super piallata, super opaca, però se appunto vi piace questo effetto sembra un ottimo prodotto. Passiamo ora all'ultima collezione di Colourpop e sto parlando di una linea di skincare tutta incentrata sulla vitamina C. Questa collezione comprende appunto un tonico, un detergente viso in gel e un primer idratante. Sappiamo tutti quanto la vitamina C faccia bene alla nostra pelle e quindi sembra un'ottima collezione. Se fosse più facilmente reperibile in Italia probabilmente la proverei. Io ritorno in mezzo perché per il video di oggi è tutto. Fatemi sapere tra questi prodottini quale vi ispira, quale vorreste provare, quale assolutamente passereste. Io vi mando un bacione e noi ci rivediamo qui sul canale prestissimo. Sì, non prossima settimana, perché come sapete solitamente qua su YouTube il mese di agosto è sempre un po' più morto perché tutti vanno in vacanza, anch'io andrò in vacanza in montagna e quindi non riuscirò a girare contenuti. Noi ci vediamo sicuramente il primo lunedì di settembre. Se dovessi riuscire a girare in mezzo al mese di agosto, vi farò uscire un video anche prima. Se non siete ancora andati via, io vi auguro buonissime vacanze e vi mando un mega abbraccio virtuale. Ciao!